Allora, buon pomeriggio a chi è qui in sala, a chi ci segue online, in particolare ai borsisti e alle borsiste che sono all'istituto, ai loro coordinatori, a Wolfgang Kaltenbacher, a Fiorinda Livigni, a Massimiliano Biscuso, naturalmente buon pomeriggio al direttore dell'istituto che è Geminiello Preterossi, ma vogliamo salutare anche Antonella Ciccarelli che segue il lavoro di segreteria e accoglienza dietro le quinte. Benvenuti, benvenute a questo secondo incontro del ciclo dei seminari La democrazia moderna e il suo doppio, che è organizzato da me, Rita Fulco, per chi non mi conosce, insieme ad Alberto Martinengo e Laura Cremonesi, che sono qui in sala e che saluto. Un ciclo che è scaturito dalle discussioni appassionanti con Roberto Esposito, insieme a Fiorinda Livigni e a Geminiello Preterossi, che ringraziamo nuovamente per l'ospitalità generosa qui all'Istituto Italiano di Studi Filosofici. Abbiamo iniziato già ieri a discutere appunto della democrazia moderna e del suo doppio con Roberto Esposito, soprattutto con una rilettura in chiave istituente di Machiavelli e di Spinoza, facendo un salto a pie pari, diciamo, all'interno dei temi cardine dell'ethos democratico, emersi molto anche nel dibattito. C'è stato un vivace dibattito e temi che costituiscono altrettanti problemi, altrettante questioni, i rapporti tra partecipazione e rappresentanza, il potere legislativo ed esecutivo, i modi della formazione del consenso, il ruolo del conflitto, nonché i rischi mai sopiti, no, di dispotismo, il rapporto tra maggioranza e minoranza. Interrogarsi sulla democrazia vuol dire anche interrogarsi sulla sovranità, ovviamente, del giudizio individuale, sulla scelta del sistema elettorale più funzionale al principio dell'eguaglianza politica, della rappresentanza più ampia delle idee, ma anche sulla inevitabile tensione tra politica e burocrazia, che non di rado blocca quel rapporto creativo e vitale tra vita e istituzioni, su cui Roberto Esposito ha insistito in maniera particolare. E oggi proviamo a fare un passo ulteriore in questa sessione, che abbiamo intitolato Tra democrazia e repubblicanesimo, Rousseau e Tocqueville, anche se appunto rivedendo insieme ai due docenti che sono tra i massimi esperti di Tocqueville, le relazioni probabilmente saranno entrambe concentrate su Tocqueville. Proviamo a ripensare l'eredità del liberalismo, come si diceva anche ieri, con le luci e con le ombre, nonché le differenze anche tra democrazia e repubblicanesimo, importanti sia dal punto di vista teorico e politico, anche più delle prossimità, no, tra i due. E lo faremo appunto seguendo innanzitutto la lezione di Tocqueville, all'interno delle cui idee, del cui pensiero ci aiuteranno a entrare Nadia Urbinati e Francesco De Sanctis, che saluto e che ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Bene, allora direi di lasciare la parola per prima a Nadia Urbinati. Nadia Urbinati, che è professoressa ordinaria di teoria politica alla Columbia University di New York, che è stata membro dell'Institute for Advanced Studies di Princeton e è visiting professor attualmente alla Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna a Pisa, e ha insegnato anche all'Università Bocconi, a Sciences Po a Parigi, e ha diretto insieme a Andrew Arato la rivista Academia Constellations. Si occupa di pensiero politico moderno e contemporaneo, di teoria democratica e liberale, di rappresentanza politica e sovranità, trasformazioni della democrazia come il populismo, la tecnocrazia e il sorteggio. Tra le sue pubblicazioni ultime ricordo in lingua inglese Mill and Democracy del 2004, che ha ricevuto il premio Davide de Lance Spitz, e Me, the People, How the Populism Transforms Democracy, che ha ricevuto anche il prestigioso premio Capalbio, che mi piace di ricordare. E, in italiano ha pubblicato I pochi e i molti, Il conflitto nel XX secolo per la terza nel 2020, e Democrazia indiretta, Feltrinelli 2012. In corso di pubblicazione, ricordo
gli ultimi due perché sarebbe un elenco lunghissimo. In corso di pubblicazione abbiamo La virtuosa ipocrisia, che uscirà per Il Mulino, e Defending Democracy Against L'Autocracy, che uscirà per Oxford University Press. Ecco, ringrazio tantissimo Nadia Urbinati per aver accettato il nostro invito e le passo il microfono. Uso questo? Anche sì. Eccolo qua. Allora, io ho pensato di organizzare, mi saluto, grazie a tutti, cioè io boom, comincia. Grazie moltissimo per questo invito. Io credo di essere qui per la prima volta, no, è la seconda volta. Comunque grazie tanto anche per il tema, che è un tema che mi sta molto a cuore, ovvero il rapporto repubblicanesimo-democrazia, con una sottolineatura di preferenza democratica rispetto alla tradizione repubblicana, tuttavia. Quindi una più interessante, per me nel mio interesse accademico, la parte democratica ha prevalenza su quella repubblicana. In questa presentazione io vorrei affrontare il rapporto tra queste due, cioè repubblicanesimo e democrazia, e giungere quindi ai due autori di oggi, in modo particolare Rousseau, ma in relazione a Tocqueville, non Rousseau solitario, diciamo in funzione del suo uso all'interno della teoria democratica, che non è mai stato facile. Dunque, repubblicanesimo e democrazia. Diciamo subito che c'è una distinzione da fare tra le due nella tradizione, perché per esempio in relazione alla teoria della libertà, come sappiamo, il repubblicanesimo ha una concezione non libertà come non dominio, non dominazione, non ha necessariamente una concezione della libertà come autonomia. Sono due concetti un poco diversi che hanno mostrato nel tempo la loro diversità. Ovvero, la libertà repubblicana presume il governo costituzionale o il governo della legge, ma non ha una teoria dell'autogoverno democratico, perché non ha una teoria che è ancora basata sull'idea che il sovrano collettivo uno deve essere il sovrano che dà la dimensione, offre la dimensione della libertà. Quindi la questione chi prende le decisioni è per la teoria repubblicana seconda rispetto a come vengono prese le decisioni, con un'attenzione maggiore quindi alle regole, alla divisione dei poteri, alla dimensione costituzionale, come si usa dire. Quindi sono due esperienze di governo di comunità politica fondate su libertà, ma con un'interpretazione diversa di questa libertà. Perché? Per la teoria repubblicana, io mi riferisco alla teoria contemporanea in questo caso, quindi Philip Pettit, Quentin Skinner, poi si può discutere anche della critica che viene rivolta a loro dalla parte, diciamo, più conflittualista di questa tradizione, che John McCormick e altri importanti autori, ma mi interessa mettere in evidenza per arrivare al punto che a me più interessa, cioè Tocqueville e Rousseau. Nel caso della teoria repubblicana, la libertà della persona significa libertà di non essere assoggettati, l'opposto è l'assoggettamento di tipo servo, schiavo anzi, ma non è ancora uguaglianza di potere. La democrazia ha invece una concezione monistica, che è inclusiva di tutto e all'interno del popolo di tutti gli individui o le persone che fanno parte della comunità, senz'altro maschile e poi anche femminile, ma è importante comprendere l'unità del popolo sovrano, non è diviso in due, non ci sono i pochi e i molti, è uno, e c'è un monismo importante, perché è all'interno di questo monismo che le funzioni del governo sono definite, divise e specificate. Quindi non è divisione dei poteri, se per divisione dei poteri si intende che la sovranità è strutturata secondo diverse componenti sociali e quindi anche secondo diversi poteri. Quindi questo aspetto trovo che sia estremamente rilevante, perché entrerà in qualche modo in una crisi storica nel Settecento, queste due distinzioni che a me interessa mettere in evidenza. Allora, il passaggio dalla democrazia diretta alla democrazia rappresentativa, un discorso lungo che andrebbe fatto a sé e che non ho
tempo qui di fare, ha attutito queste differenze. Oggi tra repubblicanesimo e democrazia non vediamo più le differenze che c'erano in passato, anche perché la democrazia nel corso della storia 800-900 si è integrata con forme repubblicane, sia nella concezione dello Stato come Stato costituzionale, sia attraverso la rappresentanza, che è un istituto che ha fatto tanta storia all'interno del pensiero repubblicano e della pratica repubblicana, molto più che in quella e successivamente quella democratica. Pensiamo alla parola rappresentanza, che non c'è in greco ma c'è in latino, e la parola democrazia, che c'è in greco e non c'è in latino. Sono interessanti questi aspetti. Comunque, il divario tra queste due tradizioni, diciamo così, sembra a noi non essere più un fatto interessante, perché sia la rappresentanza che la dimensione costituzionale hanno reso le due tradizioni in qualche modo sovrapposte o sovrapponibili. E tuttavia è necessario andare un poco indietro e vedere come questo processo sia stato costruito, conquistato, e anche le tensioni che ha provocato. Allora, prima di tutto sappiamo benissimo che per acquisire una visione positiva la democrazia ha impiegato qualche secolo, a dir poco, e se andiamo agli autori nostri di oggi, Tocqueville, lo stesso Rousseau, la parola democrazia non è una parola che ha una connotazione positiva. Tocqueville contribuisce tuttavia a dare a questo termine anche una connotazione positiva, facendo la bifurcazione tra due forme d'essere, due modi possibili d'essere della democrazia. Dico questo perché bisogna, secondo me, per giungere a Tocqueville, come anche per partire da Rousseau, giungere all'autore che per entrambi è fondamentale, che è Montesquieu. Montesquieu è un autore fondamentale, primo per comprendere la distinzione all'interno della tradizione repubblicana tra democrazia e repubblicanesimo, e Montesquieu è abbastanza chiaro su questo. Secondo, per associare, come fa Montesquieu sulla scorta della tradizione di Jean Baudin, per associare la rappresentanza ad una forma aristocratica e non democratica, e questo lo si trova in Montesquieu, e infine per assumere e concepire una diversa attuazione o attenzione alla virtù, che non è più la virtù dei singoli cittadini della Repubblica, ma è la virtù delle istituzioni, e che quindi cambia in qualche modo il modo di intendere il rapporto tra cittadino e Repubblica. Con Montesquieu e da Montesquieu in poi, ma lo si vede benissimo con Tocqueville, non è necessario per un cittadino essere virtuoso perché lo Stato sia retto su regole, su leggi virtuose. E questo processo, lungo processo di normativizzazione della virtù, diciamo pure, e la sua istituzionalizzazione, ha un termine d'inizio con Montesquieu. Si potrebbe andare a Hume, ma insomma mi concentro su Montesquieu. Questo importantissimo ruolo è di mediazione, Montesquieu, tra la tradizione repubblicana e la tradizione democratica, una mediazione che ci porta dalla, come ho detto, virtù come valore del singolo, come funzione del singolo rispetto, cittadino rispetto allo Stato, a una virtù delle istituzioni. E questa è la strada che ci porta alla visione oggi che abbiamo della democrazia costituzionale o della democrazia procedurale, che troviamo in Kelsen, che troviamo lo stesso Lefort, cioè una virtù che è scorporata dagli attori virtuosi e incorporata nelle istituzioni, nelle regole, nelle procedure. È questo momento che è fondamentale per l'attuazione della non unificazione, ma sovrapposizione di repubblicanesimo e democrazia. Viene costruito attraverso questa normativizzazione e proceduralizzazione della virtù. E un punto di riferimento è senz'altro Montesquieu. Dunque, parto di qui perché dopo di me appunto De Santis svilupperà meglio naturalmente Tocqueville, però a me interessa mostrare, per parlare un po' di Rousseau, mi interessa mostrare come questa idea di questa frattura, che secondo me lo è,
la rottura della circolarità tra la virtù del cittadino e la virtù delle istituzioni, che avviene, si vede molto bene con Tocqueville quando parla della democrazia in America, quando dice cioè che una democrazia fondata sull'egoismo ben inteso dei suoi cittadini, che non devono essere virtuosi perché la loro repubblica funzioni bene e sia una repubblica in qualche modo virtuosa nelle leggi, cioè questa rottura della circolarità tra virtù del cittadino e virtù del sistema ha un punto nodale, ovviamente, in Tocqueville, però secondo me ce lo ha anche nello stesso Rousseau. Cioè, e qui vengo al discorso che mi interessa, cioè Rousseau nel contratto sociale, e possiamo leggere il contratto sociale in moltissimi modi ovviamente, uno possibile è quello che vi propongo. Il contratto sociale, che è un volume sulle istituzioni, e così si chiama, sulle istituzioni dello Stato, cioè della Repubblica, della legittimo Stato e quindi dell'unica possibile forma di Stato, che è quella repubblicana. Repubblicana non vuol dire quello governo del repubblicano, vuol dire res publica. Ovviamente questo aspetto importante che lui dice ci porta a leggere il contratto sociale come diviso in due. La prima parte, fino a che parla della sovranità e del sovrano, è una parte veramente istituzionale in cui ci sono procedure, norme e condizioni di legittimità. Poi c'è la parte che comincia dal popolo, e cioè il legislatore che costruisce un popolo e che ha bisogno quindi di istituzioni e anche di una concezione della religione civile, che è la parte diciamo più repubblicana dei due. Delle due parti del contratto sociale. La prima parte del contratto sociale che mi interessa è anche quella parte, non a caso, insieme al secondo trattato sulla natura della disuguaglianza, che ha in mente Tocqueville quando scrive l'introduzione alla sua democrazia. Tocqueville, ricordiamolo, era membro dell'istituto, e come tale aveva il compito anche di redigere commenti ai manoscritti che arrivavano, e nel tempo in cui stava scrivendo l'introduzione al primo volume, cioè l'introduzione alla democrazia in America, stava commentando due saggi importanti per lui, perché non furono praticamente pubblicati, ma per lui furono importanti, perché lo portarono a rileggere il secondo discorso, il contratto sociale, e questo è importante per noi, per capire perché in quella fase in cui lui stava meditando di ordinare, di organizzare il suo volume, entra in contatto con Rousseau, come entra anche in contatto con Platone, che tra l'altro è fondamentale per comprendere, leggere bene l'introduzione di questo, della democrazia in America. Perché dico questo? Perché ci sono due concetti fondamentali, due principi fondamentali che sono, diciamo, i punti nodali del contratto sociale, come lo sono anche del democrazia in America, che sono l'uguaglianza e l'individuo. Sono molto importanti perché Tocqueville svilupperà e cambierà, non parlerà di individuo ma di individualismo, e dirò qualcosa dopo. Questo ovviamente non lo farà Rousseau, ma Rousseau ha in mente individui cittadini. Ha in mente individui cittadini inclusi come uguali all'interno del demo, del popolo. E che cosa questi cittadini devono fare è veramente il minimo. Cioè i cittadini di Rousseau non sono grossi partecipanti, non sono grandi partecipanti, non è la democrazia militante o la democrazia come noi pensiamo. Molto spesso, soprattutto nelle riflessioni durante la guerra fredda, nella prima parte, negli anni 40-50, quando viene identificato Rousseau come l'autore della democrazia totalitaria e la tradizione, diciamo, più pesante della rivoluzione francese. Beh, tuttavia il contratto sociale è abbastanza strano che, da questo punto di vista, perché non ci dà nessuna forma totalizzante. Soprattutto nella prima parte del contratto noi vediamo individui dissociati, soli, che se ne vanno, lui dice, volano verso l'assemblea individualmente,
probabilmente hanno una società civile organizzata con associazioni, non lo sappiamo, in quel caso non ce lo dice perché il tema è l'istituzione, non è quello che sta fuori. Bene, questi individui se ne vanno soli individui, se ne stanno muti in assemblea, l'assemblea non conosce retorica, non conosce partiti, non conosce discussioni e deliberazioni, se per deliberazioni si intende la discussione pubblica, conosce individui che nella loro mente, internamente, si fanno una domanda, che deve essere la domanda che tutti i cittadini si fanno, ovvero la domanda su ogni proposta che arriva dal Consiglio, alla quale loro devono dare una risposta sì e no, che è una risposta di plebiscito, sì e no, non tanta discussione, devono farsi nella loro mente questa forma deliberativa che deve chiedersi: questa proposta è in accordo o disaccordo con le condizioni del nostro contratto? Le condizioni del nostro contratto sono che noi siamo tutti partecipi della costruzione delle leggi come uguali e che nessuno può avere una, diciamo così, superiorità o diversità nella formulazione delle leggi. Non che non ci sia diversità e non che non ci sia disuguaglianza, ci sono, perché gli onori sono distribuiti diversamente, ma di fronte al tema della decisione, o cioè della costruzione delle leggi, non c'è alcuna distinzione. E questa mancanza di distinzione si vede nell'atomismo di questo sovrano. Deve essere così, non può che essere così, se deve essere scorporato da ogni giudizio che vada al di là di questo schema di coerenza rispetto al contratto fatto. È molto importante questo aspetto, perché sarà alla base di quello che Tocqueville e dopo di lui altri individueranno come l'individualismo atomistico proprio delle democrazie. Tocqueville e Rousseau fanno un'altra cosa importante in questa prima parte del suo contratto sociale, molto importante. Ci dice anche che non c'è rappresentanza, il capitolo quindicesimo del libro 3, non ci può essere rappresentanza, perché o c'è delega con mandato imperativo, come poi non lo dice nel contratto, ma lo dirà nella Costituzione della Polonia, oppure c'è il governo illegittimo di coloro che sono eletti. Quindi è una democrazia, non democrazia minima, perché di democrazia qui c'è soltanto l'uguaglianza di condizioni rispetto al potere, cioè l'autonomia rispetto appunto al potere di fare leggi, ma non c'è nessun'altra specificazione circa forme associative all'interno della democrazia e soprattutto rappresentanza. Non ci sono partiti, certamente. Cioè il 700, un 700 antipartitico, a parte Bolingbroke, Hume e poi più tardi Burke, che rientrano nella tradizione conservatrice inglese, nella tradizione più radicale o quella del contratto non c'è posto per i partiti, come non c'era posto per in Hobbes, non c'è posto per in Rousseau, ma non c'è posto nemmeno per una forma di rappresentanza, nemmeno delegata. È molto importante questo aspetto, perché invece su questo tema della rappresentanza si svilupperà nell'Ottocento una diversa concezione aperta alla democrazia. Quindi individuo e uguaglianza. Se noi ci muoviamo su Tocqueville, vediamo che in Tocqueville due sono i principi della democrazia, ne parlerà meglio di me dopo De Santis, che sono quelli appunto dell'individualismo e dell'eguaglianza. Ma questi due pilastri sono elaborati in una maniera straordinariamente unica, e che cioè occorrerebbe passare attraverso altre tradizioni, da Constant a Condorcet, che sono molto importanti, ma se volete poi ne parliamo dopo. Uno è l'idea di individuo come individualismo. Per la prima volta Tocqueville trasforma l'individualismo da concezione morale a concezione politica. Come lui dice, non è un difetto morale l'individualismo, è un identità politica, è una concezione politica, è la concezione per la quale io sono individuo cittadino, diciamo così il perno sul quale l'intera Repubblica sta, e quindi sono
il punto nodale unico. Non ho rapporti con gli altri quando si tratta di mia concezione o mio essere parte, della, parte del, del sovrano. Quindi l'individualismo non è un problema di egoismo, è un problema di posizionamento delle persone gli une rispetto alle altre. È un sistema che dissocia, che lega le persone in relazione all'utile, ma non le lega in relazione a nessuna forma etica costruttiva. Utile, cioè sono persone che si relazionano in base a quella che è la loro soddisfazione di bisogni, e allora si possono associare, per esempio, ma non è collegato a nessuna concezione valoriale. La seconda fatto importante che lui, sulla quale insiste moltissimo, è che questa non è una passione, è un giudizio ragionato. Cioè l'individualismo è, diciamo così, non è una follia, è una ragionevolezza dei cittadini democratici che sanno esattamente qual è il loro potere e qual è la condizione che li lega e li pone all'interno della loro Repubblica. Lui dice, infatti, l'egoismo è un amore appassionato ed esagerato di sé, l'individualismo non lo è. Non è detto che non vada verso l'egoismo, ci andrà prima o poi con lo sviluppo della democrazia di quella pessima o non buona, cioè quella estrema, ma è vero che nascono diversamente. Questo è un sentimento riflessivo e tranquillo. Sentimento riflessivo e tranquillo, quindi non porta a sconquassi, tranquillo, non porta a irrazionalità, sentimento ragionato, riflessivo, cioè è il sentimento dei propri interessi. Questo è l'individualismo che, come ho detto prima, rompe quella circolarità della virtù del cittadino con la virtù del sistema, perché il cittadino può anche non essere virtuoso, il sistema sarà virtuoso proprio perché quel cittadino ragionerà secondo il suo interesse, ben inteso nel senso che lui sa molto bene che l'interesse dello Stato, o comunque della sua Repubblica, della quale lui è il sovrano, corrisponde al proprio. Non nel senso, vabbè, anche Rousseau lo aveva detto ovviamente, ma in questo caso diventa egoismo. In Rousseau c'era un interesse generale, qui l'interesse generale diventa egoismo ben inteso, che sommato, preferenze si potrebbe dire con Bob Dahl, fa insieme il sistema democratico. È molto importante questo slittamento sul sentimento riflessivo e tranquillo, perché ci sta un po' tutto qui dentro, ci sta il problema della percezione dei propri interessi, delle preferenze, insomma quello che è il sistema elettorale di una democrazia che noi conosciamo. La seconda cosa che assegna a questo individualismo, molto importante, è l'idea di attaccamento a coloro che sono vicini e non a coloro che sono lontani, cioè famiglia e amici. Questa dimensione privata, che però è pubblica in qualche modo, anche perché senza di essa non si darebbe nemmeno questa democrazia che si chiama Repubblica. Lui dice un uomo conosce quasi sempre i suoi antenati nelle generazioni passate in un'aristocrazia, in una democrazia se ne dimentica proprio, è il presente che conta, è nel presente contano gli affetti. Ecco perché è un sentimento riflessivo e tranquillo, contano gli affetti amicali, gli affetti parentali, gli affetti di famiglia, ma non contano le rappresentazioni delle generazioni passate che scompaiono. Quindi è un individuo che ha il senso del sé e di chi è vicino, e quindi un'idea di egoismo ben inteso, diciamo così, è ampio abbastanza da includere piccole parti della sua vita individuale, rispetto alla quale si parla di condizioni di benessere o condizioni di felicità individuale e di dovere, perché quello è il primo dovere è verso i vicini. L'altro elemento e l'altro piede sul quale riposa questa democrazia, individuo eguaglianza, è l'eguaglianza. Ma che cos'è l'eguaglianza? In Rousseau era l'eguaglianza nella della legge e all'interno e nelle relazioni tra i cittadini, tutti uguali, relazioni di potere. In questo caso l'uguaglianza è una passione,
Non è semplicemente una relazione normativa, non è semplicemente una relazione della legge, è una passione. Ed è una passione, lui dice, smodata. È una si può anche tradurre come una folle passione, una passione che non ha limiti, che non finisce mai. Come tutte le passioni, è difficile da riempire, è difficile da soddisfare e va avanti continuamente. Quindi abbraccia tutto, tutte le forme di vita collettiva, non accettazione di forme di discriminazione mai, ed è sempre più pleonessica, cioè una forma di impossibilità di soddisfazione di questa passione. Quindi non è una relazione normativa, è un problema interpretativo, anzi, diciamo pure emotivo-passionale. È una passione, dice, che porta a considerare tutto in relazione alla posizione dell'individuo rispetto agli altri. Quindi è una uguaglianza di condizione, che non vuol dire uguaglianza economico, eccetera, uguaglianza di condizioni, non è importante se tu sei più o meno potente, ricco, niente potente da questo punto di vista, importante che io e te siamo uguali, ci consideriamo come condizione uguale. Questo è molto importante perché lui dice è una forma di sete che non viene mai soddisfatta e non porta solidarietà, non porta solidarietà, porta a semmai un tentativo di avere una specie di conflitto all'interno della società per ottenere quel tipo di riconoscimento di uguaglianza che si vuole. Quindi noi abbiamo due principi, diciamo, che svolgono questa funzione. L'uno, l'eguaglianza come passione che mobilita, perché crea condizioni per organizzare associazioni, fare presenza pubblica, politica, attore, agente, mentre l'altro, l'individualismo, è una forza contraria, è una forza che seda, che contiene i bollori delle passioni, perché non è una passione. Quindi abbiamo una contro l'altra, due principi che si limitano l'un l'altro, una per la molta passione e una perché non c'è. Questo ha portato Tocqueville a pensare che questi due, diciamo, pilastri possono essere e portare a diverse forme di democrazia, una delle quali, quella che lui ritiene negli Stati Uniti meno spiacevole di quella europea, perché l'eguaglianza non è stata conquistata abbattendo coloro che erano ineguali o disuguali, ma è stata conquistata andando tutti dal basso verso l'alto, verso l'eguaglianza. Quindi non è tanto il problema dell'uguaglianza, qui è come la si raggiunge. Se la si raggiunge per abbassare o attaccare quella che è la sovranità, l'aristocrazia o il sistema aristocratico, oppure se invece viene imposta o conquistata da parte di tutti coloro che partecipano alla costruzione dell'esperimento americano. Quindi sono due le forme e due possono essere le democrazie, questo è evidente, è il suo problema maggiore secondo me. Questa che è la meno, diciamo, spiacevole, benché spiacevole sia alla fine la democrazia, perché è una dimensione della mediocrità e non dell'eroismo in ogni caso, è una, diciamo, meno spiacevole grazie ad altri elementi che possono limitarne, quegli elementi che si chiamano associazioni, si chiamano governo locale, si chiamano stampa e pubblica opinione, la conosciamo, insomma non posso andare oltre perché non è questo il mio, che mi ero dato come compito. Tuttavia questi due fattori, questi due elementi che sono la virtù della democrazia, sono questi elementi non positivi che devono essere in qualche modo contenuti, e lo sono e possono esserlo in diversi modi. Quindi la libertà nelle democrazie, dice pagina, o in questa edizione, ma insomma, poi vi dico anche capitolo primo del secondo, le dice: si può immaginare un punto estremo in cui la libertà e l'uguaglianza si toccano e si confondono, certamente,
Però dice anche: la libertà si è manifestata agli uomini in diversi tempi sotto differenti forme, e se non si è mai unita in modo esclusivo a un determinato stato sociale, la si può trovare anche fuori delle democrazie, non può dunque formare il carattere distintivo dei secoli democratici. Non la libertà, quindi, non la libertà, la eguaglianza. È un po' l'idea che aveva Montesquieu, ovviamente, cioè la Repubblica Democratica per Montesquieu era una Repubblica che aveva al centro l'uguaglianza, ma non tanto la libertà, che aveva una forma sua nei governi costituzionali moderati. Tocqueville estremizza questa visione e attribuisce alla democrazia il valore dell'uguaglianza. Certo c'è la libertà, ma è una libertà quella degli individui che fanno praticamente quello che vogliono della loro vita privata, è una libertà molto privata e molto poco politica. Politica. Libertà politica può voler dire ineguaglianza, può voler dire diversa virtù, può voler dire diverso merito. Nella democrazia non succede di accettare questa condizione e nemmeno di richiederla di fatto. Quindi in Tocqueville in questo senso ha una definizione della democrazia nella quale la libertà è un fatto individuale. Insomma. Certo, uno si può chiedere, ma che cos'è alla fine la democrazia? Quali sono le istituzioni della democrazia come sistema politico? La democrazia come sistema politico è la sovranità popolare e il suffragio. Sono le due, diciamo, quello che determina e che la mostra il mondo. Ma la parte più importante non sta nello Stato, sta fuori, sta in questo rapporto degli individui con la società e negli individui tra loro, con i rapporti di uguaglianza, come abbiamo detto tutti. Quindi lui dice: i popoli democratici amano l'uguaglianza in ogni tempo, ma in certi momenti si spingono fino al delirio e la passione per essa. Questo avviene nei momenti in cui l'antica gerarchia sociale, a lungo minacciata, cade definitivamente dopo un'ultima lotta intestina, mentre le barriere che separano i cittadini sono rovesciate. Questa è la rivoluzione ovviamente francese, ma dove non c'è stata rivoluzione, la democrazia si può formare in maniera, diciamo così, senza bisogno di atterrare in basso coloro che stanno in alto. Ed è questa, diciamo, ed è forse l'aspetto positivo che lui assegna a questa democrazia americana, che analizza molto nelle zone del New England e in qualche altra parte degli stati dell'America del Sud, ricordando che c'era la schiavitù, quindi non ci sta parlando di una democrazia molto, come dire, è la sua costruzione della democrazia fatta pensando a quella che ha lasciato quando è partito per questo viaggio. Dunque, io mi fermerei qui. Perché a me interesserà, per dire infine e concludo a me interessava mettere in evidenza la relazione individuo-eguaglianza a partire dal contratto sociale, dove l'individuo e l'uguaglianza, soprattutto l'individuo, è ridotto veramente all'osso. È l'individuo senza tante qualità, se non quella di pensare in termini di interesse comune, nemmeno interesse, lui parla di interesse generale, un'operazione mentale, dice Rousseau, che si può fare e che noi tutti dobbiamo essere in grado di fare, un'operazione mentale. E poi si decide a maggioranza, ma non c'è nemmeno il principio di fatto, perché è l'unanimità la situazione ideale. Se c'è una maggioranza, lui dice che ci siamo sbagliati, è l'errore che definisce maggioranza e minoranza, in teoria non ci dovrebbe essere. Quindi l'idea di uguaglianza è un'idea pura qui ed è connessa al fatto che tutti i cittadini sono uno e valgono uno all'interno di questa concezione. Mi interessa mostrare come da questa concezione, passando ovviamente attraverso il suo grande maestro che è Montesquieu e poi Constant, e Tocqueville elabora in una maniera diversa ovviamente, ma usando questa biforcazione per mostrare appunto i caratteri
problematici della libertà all'interno della democrazia, dove appunto il valore della libertà è da cercarsi nell'istituzione, nella divisione dei poteri, cioè in quell'apparato repubblicano che la democrazia di suo non ha. Quindi è una democrazia che non ha più il problema dell'anarchia, ma il problema della apatia, non è una democrazia che ha il problema della rivolta e della rivoluzione, ma il problema della sua, diciamo, pacificazione, quella che lui trova in questo suo viaggio, o comunque nella sua immaginazione, nella rilettura dei suoi appunti di viaggio. Io mi fermo qui. Io ringrazio veramente tantissimo Nadia Urbinati per la sua consueta chiarezza e per l'approfondimento di questi temi, perché appunto credo che abbia dato anche luce a tutta una serie di cose di cui avevamo parlato ieri, anche questo slittamento importantissimo di cui tu hai sottolineato, no? Dall'individualismo inteso come egoismo invece a sentimento riflessivo e tranquillo, ma anche il passaggio, no? Dalla virtù dei cittadini alla virtù delle istituzioni, questo è un'altra cosa fondamentale. Ringrazio anche per essere stata perfettamente nei tempi, cioè i 40 minuti che avevamo stabilito, anche perché appunto poi ci sarà la presentazione alle 18, quindi grazie mille. La discussione la rimandiamo a dopo il professore che invito a venire, al professore De Sanctis. Vado, così, lascio? Sì, puoi lasciare qui. Vieni così. Sì. Attenzione. Sì. Nel frattempo che il professore De Sanctis si prende posto accanto a me, approfitto per presentarlo, oltre che per ringraziarlo ancora una volta. Francesco De Sanctis è accademico dei Lincei già dal 2008 ed è professore emerito dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove è stato professore ordinario di filosofia del diritto, nonché rettore, quindi una funzione istituente molto importante, dal 1993 al 2001. E nel 99, sempre al Suor Orsola Benincasa, ha fondato il centro di ricerca sulle istituzioni europee, di cui credo che sia ancora direttore, e ha lavorato molto anche all'estero, nelle università di Saarbrücken, a Salisburgo, a Vienna, ma a Parigi, alla Sorbonne in particolare, e a Graz. E ha anche avuto nel 2012 questa nomina, per nomina ministeriale, come presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, appunto per un biennio. E in merito alle sue ricerche, conosciute da molti, uno dei focus certamente è stato il liberalismo, a cui ha dedicato volumi, saggi, e in particolare i suoi saggi su Tocqueville sono stati raccolti in due volumi pubblicati nel 2005, proprio in occasione del bicentenario della nascita di Tocqueville. Un altro fronte di ricerca importante, interessante, è quello dedicato alla topologia del pensiero politico, all'interno della quale diciamo linea di ricerca, ricordo il volume Stato dei luoghi per una topologia del pensiero politico del 2005, ma anche Luoghi, tempi del pensiero giuridico del 2010. Numerosissimi sono i saggi sui concetti fondamentali del diritto anche della filosofia politica, quindi sull'uguaglianza, sulla comunità, sulla fraternità, sulla dignità, sulla sicurezza, sul rapporto tra giustizia e politica. Infine ricordo il suo ultimo volume, Ordinare la vita, proprio del 2020, che è stato presentato qui all'Istituto a gennaio, se non mi sbaglio, del 2022, per cui vi rimando al video che è archiviato in quel tesoro che è l'Accademia ISF, il portale, no, online, in cui si racchiudono tutti, diciamo, i tesori che appunto Gemiello Pretirossi e Fiorinda Livigni continuano a raccogliere in questi anni, tra cui c'è appunto anche questa presentazione interessantissima. Quindi ringrazio il professore De Sanctis per aver accettato l'invito e gli cedo la parola. Sono io. Scusate la voce, ma è andata via stamattina. Sono io che vi ringrazio
Per molte ragioni, la prima è questa. Io ho scritto un libro su Tocqueville all'inizio degli anni Ottanta e questo libro fu presentato in questo istituto da due grandi amici che non ci sono più, Remo Bodei e Anna Maria Battista. E fu presentato qui questo libro perché io ho avuto tra le tante fortune quella di avere l'affetto di Gerardo Marotta, a cui vorrei dedicare questa relazione di oggi, e proprio perché la dedico a Gerardo Marotta, inizio da Hegel, che era l'autore per cui in un certo senso questo istituto è nato. Sembrerà strano parlare di Tocqueville iniziando da Hegel, però forse un collegamento ci sta. Posso alzarmi? Che seduto mi ci siede anche il pensiero. Scusate se leggo, ma ormai non c'ho memoria, quindi la scaletta molto spesso mi dice cose che non mi ricordo. Quindi leggo e così sono più sicuro di dire più o meno quello che vi volevo dire. Come frase che dà l'impronta a tutto quello che, a parte di quello che dirò, ho scelto una frase di Croce dalla storia come pensiero e come azione. La storia si pensa come necessità e si fa come libertà. Hegel pensa la società civile gravida di statualità, ma ancora calata nella tragedia dell'etico, che come scissione la modernità ha frapposto tra la famiglia e lo Stato. Tragedia determinata dal sistema dei bisogni e dalla divisione del lavoro, nella loro ingannevole Befreiung, legata alla visione individualistica e concorrenziale che induce il Bürger a credere di lavorare e soddisfare i suoi propri bisogni servendosi del sistema in cui è inserito, che invece in realtà lo domina e lo determina in maniera complessiva. La statualità invece già si manifesta, cioè come transindividualità, diciamo così, già si manifesta in un'oggettivazione dello spirito non ancora riassorbita nell'eticità compiuta, sia nell'amministrazione della giustizia che rende efficace il diritto astratto, dandogli esistenza nei tribunali civili e penali, sia nell'attività di pulizia intesa nel senso antico della Polizeiwissenschaft, che dette poi origine alla cameralistica e al diritto amministrativo, ossia come attività dello Stato in favore della disdetta sociale, del disagio sociale. Quindi questa era la polizia nel pensiero hegeliano, e anzi nei paragrafi dal 238 al 241 c'è una bellissima analogia tra ciò che è la polizia nella sua attività di sostegno e ciò che è la famiglia. Quindi in un certo senso la polizia sostituisce la famiglia nel sostegno ai deboli nella società. Nonché al terzo elemento, sempre nella società civile, quello associativo, legato al lavoro e alla posizione sociale, ossia l'elemento cooperativo e cettuale, che tende a riunire ciò che il moderno sistema della divisione separa e atomizza nelle individualità bisognose, desideranti e concorrenti in vista di un benessere che reclama dallo Stato solo la sicurezza necessaria allo sviluppo della ricchezza materiale, dal cui eccesso pleonettico è prodotta la plebe. Tali formazioni sociali sono il fulcro della Verfassung. Le formazioni sociali sono il fulcro della Verfassung, che lo Stato, nel compiersi come realtà dell'idea etica, dovrà riassorbire nelle sue strutture di governo, tenendone il massimo conto. A partire da tale visione, Hegel afferma che l'America del Nord, e qui veniamo a noi, che nell'America del Nord è sbarcata soltanto la società civile e non lo Stato eticamente compiuto, proprio perché la società civile per lui rappresenta quanto il pensiero europeo moderno, resecando il suo legame con l'origine etica della storia occidentale, ha pensato come il plesso istituzionale sufficiente a determinare la statualità, che infatti nel lessico giuspolitico fino a Kant è sinonimo di società civile. Stato e società civile sono sinonimi.
Nell'America del Nord, dunque, non sbarca una società senza Stato, come hanno pensato alcuni fraintendendo Hegel, ma una statualità inautentica perché incompiuta, in cui primeggia la vita economica come fosse frutto della natura e non della storia, e dove la statualità si limita ad amministrare la giustizia basata sul diritto astratto e a mantenere l'ordine, supportando con l'amministrazione pubblica decentrata l'iniziativa istituzionale dei cittadini borghesi. Hegel conosceva bene l'Inghilterra e non poteva non cogliere l'eterogeneità dell'anticentralismo dell'amministrazione inglese rispetto a quella continentale, specialmente francese, oltre alla particolarità del diritto anglosassone. In questo senso l'America è arretrata rispetto all'Europa. Ciò che essa importa è già superato dallo spirito oggettivo che si compie in Europa, anche perché solo qui la furia del dileguare, cioè la rivoluzione, ha operato la catarsi necessaria alla riacquisizione oggettiva dello spirito, portando a compimento istituzionale l'eticità che trascende popolo e sovranità con le banalità contrattualistiche che li avevano connessi, ignorando il motore ideale della storia. Questo era dedicato a Gerardo. Tocqueville, invece, guarda l'America del Nord come il luogo in cui è sbarcata la cellula più moderna della storia occidentale. Sbarcata non soltanto per rapinare la terra e asservire i nativi come gli spagnoli e i portoghesi al sud, quanto invece con l'aspettativa di una terra promessa dove soprattutto, almeno inizialmente, potesse pregare in libertà il dio dell'ascesi intramondana, garante tuttavia di un rapinoso progresso. Aspettativa che emancipava quella cellula democratica della società inglese imbarcatasi sul Mayflower, sia dall'aristocrazia connaturata alla madre patria, sia dall'onere frenante della memoria storica. Ma la democrazia, da Tocqueville, viene intesa non tanto come nozione politica o forma di governo, quanto come l'epoca appena iniziata dopo una lunga preparazione storica, e ancor più come quella nuova forma di vita capace, a partire dal denudamento dell'uomo, di fare di questa nudità non più originaria o edenica, ma conseguita con caparbietà e sofferenza una potenza indomabile, rafforzata dalla contingenza, travestita da necessità. Potenza in perenne oscillazione tra due pulsioni inseparabili che la governano dal profondo: individuazione e massificazione, differenziazione e omologazione, libertà e uguaglianza, con relativa perturbazione della memoria collettiva che, liberandosi dalla tradizione come modello da ripetere, abbraccia la storia non più come magistra vitae, ma come luogo di autocomprensione della dualità costitutiva della nuova epoca. Dualità capace di farsi percepire senza contraddizione, sia come libertà sia come necessità, e proprio negli stessi luoghi travagliati dal medesimo tempo. La provvidenzialità, non necessariamente esoterica, della venuta della democrazia, provvidenzialità è un termine tocquevilliano, ispira a Tocqueville terrore religioso, proprio perché lascia apparire il doppio che con lei si unifica e si afferma sincrono, senza più alcuna possibilità di vera scelta. Nessuna posizione più nel tra che rende possibile la dicotomia e la medietà, e perciò la distinzione che rende facile pensare la libertà senza uguaglianza, che segna la storia europea dalle origini, e come pensare anche l'uguaglianza senza libertà, come propone il topos da Ippocrate a Montesquieu del dispotismo asiatico. Perché la libertà vuole essere uguale e l'uguaglianza vuole essere libera. E tuttavia il tempo, nel suo aspetto necessitante, spinge coattivamente all'eguaglianza progressiva delle condizioni, e l'eguaglianza fiorisce altrettanto bene nell'orografia accidentata della tirannia, nella fertile distesa della libertà e nel deserto del dispotismo, che nella forma mite, tutoria, quasi materna dello Stato-provvidenza,
e l'esito più probabile nell'orizzonte del futuro democratico. E questa eguaglianza, una volta perso il connotato relazionale a favore della più astratta assolutezza, può addirittura eccellere laddove si fortifichi attraverso le differenze con cui può adornarsi la singolarità parodiata dall'individualismo, incapace di vera individualità. Riprendo un tema della professoressa: l'individualità è tipicamente aristocratica, l'individualismo è tipicamente democratico. Cioè l'individualità è effettivamente un autocentramento della vita che ha relazione politica attorno a sé, di subordinazione. L'individualismo invece è una chiusura in se stesso, cellulare dirò poi, una chiusura in se stesso che in un certo senso presuppone la separazione. Ma a colpire il giovane Alexis, lacerato tra le certezze obsolete della propria genealogia, il dubbio radicale della propria intelligenza, strattonato da Montesquieu che lo tira da dietro e Rousseau che lo spinge in avanti, tra Cartesio che gli ha tolto la fede e Pascal che non riesce a restituirgliela, il giovane magistrato, in fuga dal mondo disegnato dai codici e costituzioni che lo vorrebbe una machine à droit, è attento ad una nuova percezione esistenziale del tempo che vive l'americano, anticipandolo al mondo in via di espansione, ossia, lo diceva anche la Urbinati, ossia la dilatazione del presente e il suo sganciamento dal passato e dal futuro. Il presente non più sentito come l'immediatezza dell'accadere che si pone come il fuggevole adesso, che l'aristocrazia vive con l'occhio al passato che in esso decade e il rivoluzionario vive con l'occhio al futuro che ne compie la promessa. La democrazia impone all'uomo che la abita un presente costante, dilatato dalla preoccupazione di far fortuna in una temporalità incalzante ma statica, in cui velocità e cambiamento, fattisi troppo consueti, si emancipano dalla successione temporale incorporata nello sviluppo della tecnica. Il tempo non scorre, allaga lo spazio del presente. La monotona agitazione e la benestante malinconia dell'uomo americano, inadatto all'ozium, sono connotati temporali di una fretta di vivere, indipendente da qualsivoglia scelta o progetto. Una temporalità affamata di spazio, spazio inteso come il potere radiante dei luoghi in cui si declina l'abitare motile di un tipo umano nomade per scelta. I nuovi unni, sui carri con cui invadono l'Ovest, ripartono dall'avanguardia della civilizzazione, da cui nasce la nuova barbarie capovolta che invada la terra dei nativi spingendoli verso l'invalicabile oceano. Il pioniere non è un immigrato recente, sottolinea Tocqueville, è già americano, cresciuto e formato nell'est civilizzato, dove approda e si ferma invece l'immigrazione recente dal vecchio continente. Egli ha già amputato le vecchie radici che lo legavano al suo abitato dei padri e non ha altra ragione per fermarsi nel deserto su cui si avventa che non sia di messa in valore per lo scambio e l'autoedificazione di un nuovo mondo. In questo spazio estraneo, fino ad allora disabitato dalla storia, la storia evade dalla città in cui era nata. Questa storia non si elabora più nelle località urbane denaturate che hanno configurato il vecchio mondo. Essa inizia da zero, come rapinosa cancellazione di un'origine ecologica che perdurava in territori e popoli ora considerati inessenziali da una folla anonima di pionieri in cui ogni tipo umano ha pari diritto, garantito dalla stessa religione che lo ha spinto all'esodo. Pari diritto di occupare la terra promessa senza adattarsi e legarsi al suo ritmo di vita. Diritto di addomesticarla e di lasciarla stremata quando ne ha esaurito la produttività volgendosi altrove. Attraversando il deserto, scrive, come Tocqueville chiama, qui traduco dal francese letteralmente perché era troppo bello per scriverlo in italiano, ma io il francese lo pronuncio malissimo, Tocqueville chiama la solitudine fiorita, deliziosa, imbalsamata, come direbbero i napoletani, per dire balsamica,
magnifica dimora, palazzo vivente, costruito per l'uomo, ma dove il padrone non è ancora affatto penetrato. Il padrone sta arrivando, ma non è ancora penetrato. Il giovane aristocratico che ha lasciato la Francia, dalla cui lontananza sovraccarica di storia, in quella solitudine profonda e carica di ambivalente sublime, spaesante e seducente, gli torna l'eco dell'ultima rivoluzione, che ha portato al trono il re borghese, a cui non ha voluto giurare da magistrato. Rivoluzione, dice Tocqueville, di cui noi veniamo a celebrare il primo anniversario. Il giovane aristocratico, dicevo, ha con l'amico Beaumont la sensazione di essere gli ultimi viaggiatori, a cui si è ancora data la possibilità di contemplare quella natura nel suo primitivo, raccapricciante splendore. Pensate che Chateaubriand, nel suo viaggio in America, fa della natura dell'America una sorta di monumentalità, una specie di monumentalità che sa di eterno, così come sanno di naturalità e di eterno i selvaggi americani. Questa è una visione invece completamente diversa. La natura è vista su un crinale distruttivo, sta arrivando, la civilizzazione sta arrivando. La sensazione di essere gli ultimi viaggiatori a cui si è ancora data la possibilità di contemplare quella natura nel suo primitivo raccapricciante splendore. Egli la sente presaga della propria fine e scrive: «È questa idea di distruzione, questo retro pensiero di un cambiamento prossimo ed inevitabile che dona, secondo noi, alle solitudini dell'America un carattere così originale e una così toccante bellezza. Noi la guardiamo con un piacere melanconico e in qualche modo ci affrettiamo ad ammirarla. L'idea di questa grandezza naturale e selvaggia che va a finire si mescola alle superbe immagini che la marcia trionfante della civilizzazione fa nascere. Anche in questa rapidità annichilatoria, la democrazia è culmine della modernità. Nella sua ipertrofizzazione dell'adesso divoratore di spazio si perde la memoria della misura degli elementi. Nello smisurato dell'artificio si fanno indistinguibili l'effimero e il durevole. E nella log house del pioniere non è raro, scrive Tocqueville, che manchi il necessario, ma spesso si trova il superfluo. La prognosi sembra arrivare lontano, trapassando anche le vicende del XX secolo, con tutte le avventure che la democrazia ha saputo concedersi, e tuttavia, sporgendosi su un futuro che appariva destino, ancorché ambivalente nei confronti della libertà, quella prognosi interessata alla democrazia che trascina dentro di sé la modernità con una sorta di motore supplementare, intervenuto ad accelerarne i processi, non separa la prima dalla seconda. Essi appaiono fuse e confuse in una temporalità gravida dell'origine che le ha coniugate, provenendo dal passato e continuando a chiamare dal futuro. Con Tocqueville incontriamo uno di quegli autori che fanno i conti in maniera esplicita con la ragione storica, ossia non più tanto con una ragione in sé compiuta che illumina il corso della storia dall'esterno, conferendogli un senso razionale, potremmo dire, al di là dell'apparenza, ma di una storia al cui interno si sviluppa e si determina una ragione intrinseca, storica appunto, ma latente, non immediatamente comprensibile a chi la vive e capace di manifestarsi come una forma di necessità, anche provvidenziale, ma esente dalle leggi naturali e in quanto tale solo umana o troppo umana. In questo senso Tocqueville legge i due processi che a suo avviso determinano la fisionomia complessiva del suo tempo come frutto di una storia che da un lato, quello più generale, ha prodotto la democrazia come il nuovo stato sociale basato sull'eguaglianza e dall'altro, quello più specificamente francese, ma solo francese, che insieme con la democrazia ha anche prodotto, all'insaputa dei protagonisti, la forma di potere che si adatta ad una piega particolare che la democrazia può assumere
al di là dello stato sociale egalitario, a seconda della sua diversa radice storica, o per usare un'espressione proprio di Tocqueville, su cui ritornerò tra breve, a seconda del suo punto di partenza. Tuttavia, rispetto alla visione complessivamente progressiva della storia che Guizot aveva approfondito nelle sue lezioni sulla civilizzazione, Tocqueville, che di quello sulla Francia fu uditore attento, opterà per una visione della storia segnata da profonde discontinuità epocali, nella quale si fronteggiano mondi eterogenei, irriducibili all'interno di una visione linearmente progressiva del passaggio dall'uno all'altro. Anche allorché sembra accettare l'identificazione di civiltà e progresso, egli non considera il progresso come un fenomeno cumulativo e complessivo, capace di permeare e coinvolgere tutti gli ambiti della vita umana, elevandoli insieme ad un livello più perfetto e compiuto degli stadi anteriori, che rimarrebbero in essi conservati per tutto quanto è degno di progresso e sviluppo, e di sviluppo vi fosse contenuto. Per Tocqueville, la storia procede selezionando ambiti di sviluppo diversi da epoca a epoca, che progrediscono a detrimento di altri. Il progresso per lui è parziale e, per così dire, specializzato. Più in particolare, lo sviluppo progressivo della vita e dell'attività sociale non gli sembra affatto necessariamente collegato a quello della vita e dell'attività individuale. Per lui la crescita dell'uomo e della società non obbediscono alla stessa logica, né marciano con lo stesso passo. Anzi, in uno stadio alto e maturo della civilizzazione, la società può progredire a scapito dell'individuo. Il governo può svilupparsi a detrimento dei singoli, configurandosi, come scrive in una lettera del 1830, come seconda provvidenza o potere tutelare. Sulla base di questa visione della storia, aristocrazia e democrazia si configurano come due forme di vita diverse, matrici di due diversi tipi umani, dotati di identità distinte al punto da mettere in crisi il concetto metastorico, giusnaturalistico di umanità. Il concetto universale di uomo per Tocqueville è proprio il prodotto della democrazia, ossia di quello stadio alto della civilizzazione che, universalizzando la società, tende ad annullare la biodiversità umana. Mentre per Tocqueville, nelle epoche aristocratiche, la nozione di società è oscura, scrive, e si perde continuamente, sono parole sue, nella pluralità di forme sociopolitiche di convivenza. Conquista della terra, privilegio, spirito di famiglia e diseguaglianza ascrittiva tra chi comanda e chi obbedisce individuano la struttura elementare dell'aristocrazia come una condizione di vita in cui si confondono età sociale ed età politique. La democrazia invece si profila come una forma di vita determinata dal presupposto dell'eguaglianza naturale che determina l'età sociale ma lascia aperto l'esito dell'età politica. Qui il rapporto tra governanti e governati deve essere istituito artificialmente. Il potere sociale, disperdendosi tra singoli individui indipendenti, tende spontaneamente a centralizzarsi come potere politico in grado, almeno virtualmente, di rappresentare come un tutto la società atomizzata. Nell'era della democrazia, la condizione dell'uomo presenta un'ambivalenza fondamentale. Il singolo, socialmente, è mediamente più forte. Ma rispetto al potere centrale di governo, che necessariamente succede all'aristocrazia, è assolutamente debole. Tale condizione si aggrava in maniera esiziale se tale potere si impadronisce dell'intera amministrazione della vita del popolo. Sovranità del popolo o dispotismo sono i due possibili esiti politici dello Stato sociale democratico. La sovranità del popolo è la riaggregazione e la rappresentazione unitaria nella sfera politica del potere polverizzato nella sfera sociale.
al cui interno la sovrasubordinazione, il comando e l'obbedienza possono avere solo un significato convenzionale. Nessuna qualità personale è in grado di legittimare a livello del diritto pubblico il rapporto di potere tra i singoli individui fatti tutti simili dall'eguaglianza, che al posto della passione per la gloria competitiva universalizza quella dell'invidia come passione dominante l'animo dell'uomo democratico, separando i singoli dalla loro vicenda sociale, e al posto dell'onore sostituisce il valore universale della giustizia e dei diritti come fondamento della dignità che il nuovo dispotismo può consumare. Con la democrazia infatti si produce e si universalizza il concetto di uomo che si rende fruibile da tutti come nozione unitaria al di là di ogni appartenenza di famiglia, di ceto, di classe, di nazione. Al codice paterno, espresso nel mondo aristocratico, si sostituisce un codice fraterno, radicalmente ambivalente tra solidarietà da simpatia dovuta a somiglianza e conflitto dovuto all'invidia che in democrazia è la passione dominante connessa all'emulazione. E con una sorta di anticipazione del Mut und Recht di Bachofen, che sarà pubblicato nel 1861, inteso però non come stadio originario, ma come cifra di questa nuova società fraterna, spicca la madre educatrice e più in generale la donna americana. La madre, in quanto educatrice, è depositaria dei costumi che più delle leggi assicurano la libertà politica, resa possibile dalla morale ancorata alla religione, che le madri sanno trasmettere insieme con la libertà che ad essa è riconosciuta, pur nella differenza dei ruoli nella famiglia e nella società. Talché l'americano cresce nella piena consapevolezza che tutto è certo, è una citazione questa, che tutto è certo e fermo nel mondo morale, mentre il mondo politico sembra abbandonato alla discussione e agli esperimenti tra gli uomini. E più avanti leggiamo, cito, negli Stati Uniti l'educazione degli uomini nell'insieme è finalizzato alla politica. In Europa il suo scopo principale è di preparare alla vita privata. L'azione dei cittadini negli affari è un fatto troppo raro per essere previsto anticipatamente. Dunque, è merito delle madri se, cito, gli americani fondono così intimamente nel loro spirito il cristianesimo e la libertà, che è quasi inconcepibile far loro concepire l'uno senza l'altra. Finita la citazione, ma è solo dopo aver osservato anche la determinazione e l'indipendenza della donna americana in generale, della pari dignità riconosciutale, della sua forza spirituale anche negli estremi disagi della vita dei pionieri, che Tocqueville afferma nella terza parte della Seconda Democrazia. Quando dico Seconda Democrazia, per chi non lo sapesse, Tocqueville scrive una democrazia in America nel 1835 e una seconda democrazia nel 1840. In questa seconda democrazia, nella parte terza, al capitolo dodicesimo, che è intitolato «In che modo gli americani intendono l'uguaglianza dell'uomo e della donna», scrive «E se ora che mi avvicino alla fine di questo libro, in cui ho mostrato tante cose degne di nota fatte dagli americani, mi si domandasse a che cosa penso si debba principalmente attribuire la singolare prosperità e la crescente forza di questo popolo, risponderò che alla superiorità delle sue donne». Se l'individualità aristocratica quindi rappresenta sempre una comunità ad essa strettamente legata dal vincolo di fedeltà e protezione, e ogni singolo ad essa sottoposta espone un ruolo sociale determinato da una complessa relazione di comando-obbedienza, l'individuo democratico, disperso in una folla di uguali, non rappresenta altro che se stesso e i propri interessi, bisogni e desideri, che l'eguaglianza sfrena e moltiplica senza poter soddisfare pienamente, e che con grande difficoltà riescono ad evadere la sfera strettamente privata della vita. Qui emerge un'ulteriore ambivalenza, dovuta alla concorrenza universale
generata dalla somiglianza democratica che stabilisce una sproporzione psichicamente costitutiva tra l'amplificazione delle possibilità di desiderare e la effettiva realizzabilità degli stessi desideri. La melanconia democratica si accampa in questa sproporzione, dando luogo ad un nuovo tipo di infelicità da edonismo frustrato. La svalutazione etica e politica della terra come matrice del potere è un connotato essenziale della mobilità e dell'incertezza che caratterizzano il tempo della democrazia. Con essa muta radicalmente il concetto di proprietà, che totalmente riassorbita dal diritto civile diventa solo privata. Alla terra si sostituisce il denaro, che rappresenta in una società egalitaria la separazione tendenziale del concetto di ricchezza da quello di potere, anch'esso socialmente delocalizzato, tendenzialmente alienato in un centro esclusivamente politico-amministrativo rappresentato dallo Stato tutore. E produzione dei beni materiali e spirituali tende ad obbedire ad una logica commerciale ed industriale che coinvolge la stessa produzione agricola, omologandola anche giuridicamente al nuovo concetto di ricchezza. Questa, perdendo la sua radice nella terra, tende a sradicarsi anche da ogni ulteriore localizzazione, si mobilita e non garantisce più ai suoi possessori né sicurezza né in via di principio specifiche prerogative politiche. Il suffragio legato al censo appare a Tocqueville contro i dottrinari e contro il liberalismo cosiddetto aristocratico delle élite degli uomini nuovi, una fase transitoria incapace di frenare l'espansione dei diritti politici. Lo spazio non è dunque più il luogo del radicamento, bensì quello della mobilità a cui sono sottoposti tutti i singoli. E questa mobilitazione spaziale della vita individuale corrisponde poi, come ho già detto, una temporalità centrata esclusivamente sul presente. Se la paternità aristocratica imponeva distacco dal presente, la fraternità democratica si concentra essenzialmente su di esso. Insieme col passato perde gli interessi anche il futuro. Con gli avi si dimenticano anche i discendenti e la solitudine acquista un connotato deiettivo sradicando le singole generazioni dal continuum temporale. Il singolo si percepisce gettato tra due abissi e affidato solo a se stesso. Queste condizioni di vita, caratteristiche della democrazia, quanto tempo c'ho? 10 minuti. Caratteristiche della democrazia hanno per Tocqueville un effetto peculiare sull'assetto spirituale dell'uomo democratico, imponendogli specifiche modalità del sapere, dell'agire e del produrre. Il sapere nel tempo della democrazia è modellato da un lato dalla preminenza del metodo che dissolve la peculiarità degli oggetti e dall'altro lato dalle idee generali che trascurano la divinità del particolare. Questo tipo di idee fanno certamente parte del modo umano imperfetto di pensare, ma con la democrazia tendono a diventare il solo modo possibile di farlo. E se esse hanno alcuni pregi in determinati ambiti, come le scienze esatte, le idee religiose, i principi morali, in altri campi, come la politica e la storia, esse sono pericolose e nocive. La democrazia, inoltre, mette a nudo in maniera definitiva l'incapacità costitutiva dell'uomo di pervenire a conoscenze ultime, in grado di dare un fondamento sicuro alla vita e all'azione. Se la conoscenza metafisica, infatti, non sembra acquisibile in via generale all'intelletto dell'uomo anche aristocratico, essa appare completamente preclusa allo stile di vita frettoloso e monotono e di pensiero, curiosità viva e mutevole della democrazia. Le scienze rappresentano la vocazione più propria della democrazia, ma soprattutto quelle scienze che privilegiano la dimensione pratica e applicativa, ossia la tecnica. Il progresso tecnico è un valore costitutivo dell'orizzonte conoscitivo della democrazia. Ma l'orfananza democratica, la sua sfiducia nella tradizione, la sua indipendenza spazio-temporale sono anche all'origine del rifiuto del principio di autorità e quindi all'origine dello spirito critico,
che impone il libero esame erga omnia. E ciò, lungi dal rafforzare il singolo, lo indebolisce rendendolo preda del dubbio, dell'incertezza e della superficialità, che lo consegnano indifeso nelle mani dell'opinione pubblica effimera, come opinione appunto della maggioranza. Qui vi riassumo un attimo a voce, perché questo è un punto di passaggio molto importante per Tocqueville al problema religioso, cioè l'agire dell'uomo intanto in democrazia, con tutte le cose che abbiamo detto, può rimanere libero in quanto trova un ancoraggio da qualche parte, non può essere disancorato da tutto. Questo ancoraggio è bene che sia la religione, nella separazione nettissima tra religione e politica, affinché su certe idee l'uomo democratico possa avere la sicurezza di poter poi criticare tutto quello che non è la religione, cioè la vita politica. E quindi questo appunto, su queste cose Anna Maria Battista scrisse cose molto interessanti, Paola fece la tesi di laurea molti anni fa, e è un tema veramente molto interessante e ci sono risonanze rousseauiane fortissime, è inutile dirlo, insomma, no. Però era molto interessante appunto questa visione della, come possiamo dire, di una libertà che non può andare oltre certi confini. E quindi, se si vuole la libertà politica, ci vuole un freno dall'altra parte, e ci vuole un freno, da su, dall'alto, che è, e non solo, ma qualsiasi esso sia. Cioè, va bene il puritanesimo calvinista, va bene il cattolicesimo, va bene qualsiasi, basta che ci sia la religione. E questo lui trova che si manifesti bene in America, compreso la tolleranza. Vi salto tutto il resto perché sarebbe molto lungo, poi nel caso se si pubblica ve la potete leggere. Quindi seguo questa processo di novità a questi tre livelli, che il sapere, l'agire e il produrre, dove il produrre è interessante perché si coglie un punto fondamentale di Tocqueville, la generalizzazione del lavoro. Cioè il lavoro non è più una condanna in democrazia, ma è la manifestazione attraverso cui si fa tutto, anche l'attività politica è un lavoro. E quindi in un certo senso la monetizzazione del lavoro, il lavoro strettamente connesso con il salario. E qui c'è una grande eccezione alla sua idea per quanto riguarda la miseria. Tocqueville scrive un saggio molto bello, interessante, sul pauperismo. Ma nella seconda democrazia, a proposito della produzione industriale, Tocqueville spesso usa industria in senso antico, cioè industruere, e quindi per lui l'industria è l'agricoltura e la produzione di fabbrica. Rivolgendosi invece specificamente alla produzione di fabbrica, fa un'eccezione notevolissima alla sua idea fondamentale dell'anticentralismo amministrativo, cioè dice la miseria, quando è una miseria artificiale, come quella prodotta dalla fabbrica, quindi lui fa una distinzione tra la miseria che caratterizza sempre la società degli uomini e invece una miseria prodotta artificialmente dalla rivoluzione industriale, qui è necessario che lo Stato, l'amministrazione centrale intervenga. Quindi vi leggo la chiusa soltanto, che riprende il tema del punto di partenza che era sottolineato molto bene dalla Urbinati. Questi sono essenzialmente quelli che avrei dovuto raccontarvi tutti, solo alcuni, i connotati dell'uomo democratico al di là, ripeto, di ogni appartenenza, connotato dovuti alla semplice azione dello Stato sociale e per certi versi lo sporgersi verso il futuro della condizione umana che Tocqueville tenta nella seconda democrazia ci consente questa sorta di idealtipizzazione. Ciò perché nella seconda democrazia Tocqueville si lascia trasportare a pensare alla democrazia non più dal punto di partenza come aveva fatto per l'America, confrontandola con gli altri,
come aveva fatto in De Uno in relazione agli americani, in contrapposizione agli europei, ma soprattutto in vista del suo punto d'arrivo, al di là del tempo della transizione che caratterizza il presente. Il punto di partenza, anche se poco considerato nella letteratura, è uno dei dispositivi teorici invece più importanti messi in opera da Tocqueville. Guardando alla sua produzione complessiva, anzi, è quello che più caratterizza la sua preoccupazione per l'età politique della democrazia europea, i cui pericoli per lui non sono tanto la sovranità del popolo, la rivoluzione, l'anarchia, la stessa miseria di cui abbiamo parlato, ma mali più insidiosi, più difficili da decifrare nel complesso processo di transizione, dove è complicato distinguere ciò che la democrazia deve a se stessa e ciò che invece essa deve al tipo di rivoluzione che la impone, ai diversi soggetti storici di tale rivoluzione e alle lotte che ereditano o generano. L'entrare in gioco del punto di partenza impone una considerazione diversa, non più la comparazione aristocrazia-democrazia, ma l'individuazione degli affetti duraturi determinati dalle differenti forze storico-sociali che hanno dato avvio al processo di democratizzazione. L'assolutismo in Francia, la classe media colta e repubblicana in America e la stessa aristocrazia in Inghilterra. Tale processo, Tocqueville lo definisce rivoluzione democratica, intendendo con tale termine la rivoluzione che progressivamente porta da una condizione umana ad un'altra, portando appunto a compimento il ciclo dall'eguaglianza naturale a quella sociale e politica. Dentro il quale processo può darsi anche la rivoluzione che, come quella francese, pone fine con la violenza ad un assetto socio-politico. Mentre l'Inghilterra gli appare in una revoluzio senza fine, proprio perché gestito dall'aristocrazia, e la Francia come una revoluzio complicata dalla rivoluzione, che credendo di liberarsi dell'assolutismo ne conferma la logica egalitaria e dispotica, l'America gli appare come una democrazia senza revoluzio e senza rivoluzione. Una democrazia per dislocazione e trapianto in un terreno di cultura di tipo laboratoriale dell'unica cellula democratica del complesso organismo europeo, ossia di una classe omogenea di individui titolari non della libertà aristocratica della loro patria, ma della libertà borghese e democratica, dice Tocqueville, di cui la storia non presentava ancora un modello compiuto. L'America con ciò sembra assicurarsi il suo destino di libertà democratica nello stesso punto di partenza del suo stato sociale, mentre l'Inghilterra e la Francia devono esonerare il proprio futuro dal punto di partenza della loro transizione per realizzare un'età politique libero e democratico. Il punto di partenza, inoltre, è determinante per un altro dato differenziale della condizione umana annidata nell'età d'esprit, ossia il carattere dei diversi popoli che per Tocqueville è un altro fattore determinante l'esito politico della democrazia. In questo senso, rispetto allo Stato sociale, che incurante del punto di partenza dei diversi popoli omogenizza i connotati dell'uomo democratico, il punto di partenza, all'opera soprattutto nella comparazione America-Francia-Inghilterra, nella democrazia in America e nelle opere sull'antico regime, è invece rivelativo delle diverse latenze dei processi di democratizzazione, in quanto sovrintende alla complessa determinazione sia dell'età politique come regime, sia dell'età d'esprit, carattere o meglio attrezzatura psichica e mentale del singolo popolo. Mentre lo Stato sociale stempera le identità nella rassomiglianza universale, il punto di partenza ci fa capire perché, ad esempio, gli inglesi, per Tocqueville, sono incapaci di liberarsi completamente del loro tradizionalismo aristocratico, perché gli americani sono innovatori senza essere rivoluzionari, perché i francesi sono rivoluzionari senza essere innovatori. Ma l'opera di Tocqueville è un complessissimo intreccio tra questi diversi strumenti di lavoro analitico, ermeneutico e prognostico, tra punto di partenza,
stato sociale, stato politico, stato spirituale, c'è una circolazione continua di ruoli esplicativi in cui la prevalenza, ora dell'uno ora dell'altra, su tutti, o invece le diverse possibili retroazioni dell'uno sull'altra relativamente ai diversi aspetti della vita moderna e alle diverse scelte prospettiche dell'autore, resta indeterminata e comunque estranea ad ogni monocausalismo di tipo storicistico o positivistico. Grazie. Grazie, grazie professore De Sanctis, veramente ricca questa esposizione. Penso che ci sono tante figure che ci sono rimaste, appunto, penso soltanto alla figura del pioniere, che è veramente paradigmatica, no? Apre una comprensione articolata, lucida del nostro tempo, ma anche la questione dell'ipertrofizzazione dell'adesso, no? Che divoratore di spazio, diceva lei, divoratore di spazio. E quindi l'indistinguibilità, no, tra l'effimero e il durevole. E credo che a partire da queste figure abbiamo tanto da discutere. Adesso lascerò il mio posto alla professoressa Urbinati, così io vado lì. E avverto che abbiamo circa 20 minuti più o meno per la discussione, per cui pregherei chi interviene sia dalla sala che online eventualmente di fare delle domande brevi e precise, perché poi appunto avremo anche la presentazione del libro di Roberto Esposito, e quindi con una pausa, diciamo, di 10 minuti almeno, per cui lascio sicuramente la parola a chi vuole intervenire, nonché il mio posto a Nadia Urbinati. Sì. Sì, c'è Pierre Tosi, non so se può parlare direttamente o dobbiamo disattivare noi. Chiedi di attivare. Provi a parlare, ok? Perfetto. Sì, sì. Mi sentite? Allora, sì, una domanda molto diretta. Per la professoressa Nadia Urbinati, lei giustamente diceva che secondo Tocqueville, ma è l'evidenza dei fatti, la specificità americana è quella di una democrazia che, come dire, si sviluppa dal basso, si sviluppa in una condizione egualitaria sin dall'inizio, non avendo il problema di spodestare un'aristocrazia o un potere ereditario. C'è un problema fin dall'inizio, che se non sbaglio Tocqueville intravede, che è quello della presenza dei neri in America, e per cui che è un problema che non solo non è mai stato risolto, ma direi che la reazione ipertrofica, reazionaria, sviluppata da Trump sia determinata fortemente dal fatto che gli Stati Uniti hanno per la prima volta avuto un presidente di pelle nera. Sì, sì, penso di sì. Non so se vogliamo raccogliere un'altra domanda oppure... Sì? Allora, nel frattempo, appunto, direi... Nel frattempo che qualcuno pensa a qualche altra questione, direi che Nadia risponde. Sì. Dunque, nell'introduzione alla democrazia in America, Tocqueville propone il mezzo cerchio di declino dall'aristocrazia giù fino alla democrazia, che ricordo molto Platone, no? Nell'ottavo libro della Repubblica. Comincia dal buon governo aristocratico, l'undicesimo secolo, il dodicesimo secolo comincia la timocrazia, cioè comincia tutto lo stesso percorso, e il tema è il denaro. Quando il denaro interviene, egualizza le condizioni. A quel punto la democrazia è già nelle cose, non si può più fermare. E comincia quindi col declino dell'aristocrazia. Arriva fino al momento del dispotismo democratico, una forma di tirannia finale. In questo processo, lui dice, c'è modo per renderlo più contenuto, ed è quello
che si ha quando il laboratorio democratico offre se stesso senza contrapposizione. Cioè quando non deve combattere, come ha ben presentato, contro un sistema, ma si sviluppa per ragioni non volute da nessuno, una specie di unintended consequences, che si sviluppa in una maniera autonoma, in quel caso lì può portare a condizioni meno spiacevoli. Però il caso americano non è il caso ideale, insomma, lui ricava il caso ideale dall'America, ma l'America non è un caso ideale. E ci sono le razze, ci sono due razze in America, anzi tre, considerando la razza europea, c'è quella degli indiani d'America, cioè i nativi, e c'è quella degli neri. Tutti e due, lui dice, hanno caratteristiche tali per cui il problema delle razze non sarà mai risolto in America, rimarrà il problema eterno. Quello lo scrive quasi 30 anni quasi prima della guerra civile, 25 circa. Perché? Uno, ma per le ragioni speculari alla razza europea. La razza europea arriva, lui dice, negli Stati Uniti con una ricchezza culturale e religiosa, ma senza, diciamo così, la struttura gerarchica di uno Stato come era quello appunto che lasciano alle spalle. E quindi è pura nel senso come può esserlo quello degli indiani d'America, cioè non conosce ancora l'odio di classe, ma nello stesso tempo non lo è come quella degli indigeni, perché è ricca di tante tradizioni, culture, religiose soprattutto. Al contrario di quella africana, che invece è totalmente sradicata e non ha comparazione con entrambe le due. Uno, non ha la sua lingua, lui dice, arrivano dai paesi africani con lingue loro, entrano negli Stati Uniti, devono apprendere la lingua dei padroni, quindi non possono fare la memorizzazione della loro esperienza con la loro lingua, devono servirsi della lingua e soprattutto non riusciranno mai a padroneggiare quella lingua con quella memoria, con quelle esperienze, quindi saranno sempre irrimediabilmente un'altra nazione, dentro la nazione. Questo è un problema serissimo che per lui non è risolvibile negli Stati Uniti e lui lo vede tranquillamente bene, cioè questo sarà il problema che porterà questo paese ad una perenne irrisolta questione razziale. E aveva ragione in questo senso. Il capitolo di separazione tra il primo e il secondo è fondamentale, le tre razze sono come le descrive una specularmente all'altra, quindi certamente ha ragione che questa è una questione risolta degli Stati Uniti, indubbiamente così, però occorre leggerlo questo in relazione anche alla questione schiavitù. Lui dice insomma questa è una democrazia che ha bisogno della schiavitù per esistere. E ci sono delle contraddizioni che lui vede enormi, dalle quali quel paese ancora non è uscito. Un artificio retorico. Un art straordinario. Divertentissimo, sì. Perché dice. Sì. Tratto questo tema nell'ultimo capitolo, perché questo tema riguarda l'America e non la democrazia. Esatto. Questo è un punto specifico che riguarda l'America, ma non la io in America ho tentato di vedere la democrazia. Tentato. E quando parla appunto meno degli indiani, che gli sembrano una riproduzione dell'aristocrazia, sì, perché gli indiani trattano anche i bianchi dall'alto in basso, certo, loro hanno le tradizioni, perché hanno la loro tradizione, anche se saranno, lui li vede più che altro in estinzione, mentre i neri no, i neri, dice, sono destinati ad integrarsi e questo sarà il più grande pericolo degli Stati Uniti. Però appunto ne tratta nell'ultimo capitolo come un fatto tipicamente americano e non riguardante la democrazia. Grazie. Qualcun altro in sala o online? Geminello Preterossi, sì. Sì, anche il microfono, Anello. Okay. Sì, grazie. Altro perché sono stato appunto molto sollecitato da delle relazioni incredibilmente ricche.
e quindi faccio delle domande un po' di curiosità e un'osservazione forse un po' più. Allora, su Rousseau, molto d'accordo. Certo, in Rousseau c'è questa idea della volontà generale polemica, che è quasi una tautologia polemica, cioè che cos'è la volontà generale? Indefinibile, è se stessa, autoidentità. Infatti io sono molto d'accordo con quello che hai detto, cioè anch'io penso che in fondo sia un esperimento mentale, è il modo migliore con cui possiamo utilizzarlo e interpretarlo, ma è anche quello che probabilmente aveva in mente Rousseau. Però certo non verrebbe da chiedersi, cioè, infatti è l'unanimità, la cosa migliore è l'unanimità, ma se invece, com'è possibile, l'autentica volontà generale, la volontà generale è la volontà razionale, è quello che prende Hegel, cioè Rousseau ha capito che il principio del potere, di fondazione del potere deve essere la ragione, no? E che poi dentro Rousseau, Hegel dice Rousseau, ma è un modo per confrontarsi anche con Hobbes, che Hegel conosceva bene e che apprezza, dice al di là dei limiti è il primo che pensa, fa un'analisi dell'ordine di tipo puramente razionale, no? Razionalistico. Però si può rovesciare, cioè la volontà generale può anche essere espressione di uno solo, al limite del potere, se ce l'ha lui, se la propone lui, e tutti gli altri, appunto, e tutti gli altri possono sbagliare, a quel punto c'ha ragione quell'uno, è lì il lato un pochino, io insomma, francamente le letture a democrazia totalitaria le trovo terribili, e tradiscono Rousseau, però che ci sia dentro questa radice della politica assoluta, ma è una radice straordinaria, poderosa, grandiosa, moderna, non è nel senso che è anche la capacità di, è il giacobinismo poi se si vuole, è la capacità di andare veramente, di, dell'urto, di andare veramente contro l'ordine esistente, è l'idea di costituzione come progetto politico contro la società che c'è, e che è un lato della Costituzione importante, cioè certo è molto, è Costituzione e rivoluzione in qualche modo. Quindi volevo un po' sollecitare su questo perché è un aspetto, poi aggiungo una piccola curiosità che sono comuni, allora diciamo così, io non lo so, ve lo chiedo, questa questione della lingua e delle tradizioni dei neri, ora per semplificare, è valida ancora oggi così tanto? Oppure oramai, francamente, non può pesare, perché una cosa è l'analisi ai tempi di Tocqueville, altra cosa è oggi. Mi chiedo, per carità, anch'io sono convinto che ci siano gli accumuli di artificialità, cioè che tutto è un accumulo di artificialità, però una volta che si è accumulato sono sedimentazioni che pesano. Però mi chiedo, oggi, cioè, è come se fosse una seconda natura, è riportabile all'origine oppure è cambiato qualcosa? Posso dire solo su Tocqueville, adesso non rispondo. Tocqueville, avendo in mente un trend di interazione bianchi-neri, dice in un passo espressamente la pelle rimarrà l'elemento distintivo. Lo dice espressamente. La pelle rimarrà un elemento distintivo. La pelle, perché nel momento del trapianto loro perdono nazionalità, diciamo, regione, lingua, costumi e tutto il resto. Con il tempo la pelle rimarrà un elemento incancellabile. La pelle è una cosa proprio l'immediatezza, sì. Però tu mettevi che poi invece la lingua come mediatore. Sì, secondo me lui lo dice. Aggiungo una cosa proprio velocissima, che è questa, perché Francesco diceva la società civile non Stato, ma non vuol dire che non c'è lo Stato, è lo Stato inadeguato della società civile, giustissimo. Poi è successo qualcosa nel Novecento, nel secolo americano, diciamo così, soprattutto nella seconda parte. Per cui si è sviluppata una presidenza imperiale, no? Tutte le tesi di Schlesinger, eccetera. Cioè si è sviluppato, insomma, non è che lo Stato non c'è stato, lo Stato si è sviluppato, anzi direi si è sviluppato un nucleo che ha molto a che fare con gli arcani imperi, direi, più o meno democratici. E questo è buffo, per cui c'hai, ammesso sia ancora come partita, società civile, c'è cioè Stato inadeguato, però poi struttura di dominio.
è struttura di dominio poderosa, ma magari ci aveva anche ragione in quello, ma è singolare che si sia generata una struttura di dominio, di, cioè di, proprio del, il potere dei suoi arcani imperi, è il lato militare, gli lo sappiamo, contro l'adresse il paese contrario più al mondo, è ovvio che gli apparati di sicurezza contino, forse troppo oggi, non probabilmente. All'inizio forse, però si sono sviluppati, cioè nel 9, quello che voglio dire è questo, che nel, dopo il 45 si è sviluppato qualcosa che non c'era. E ora c'è, diciamo. Grazie. No, io rispondo a questa prima sulla, so perché è interessantissima, mi è sempre è un rompicapo in qualche modo, perché c'è l'elemento cartesiano, A è uguale A. Cioè, non può la volontà generale, che è la ragione del cittadino, non dell'individuo privato, ragiona nello stesso modo per tutti, per ciascuno. Quindi, se è così, si chiede Kant, ma che cosa serve metterli tutti insieme? Bastano i rappresentanti. E a Rousseau gli si potrebbe obiettare, ma perché tutti devono andare in assemblea? Basterebbe uno. E qui c'è l'elemento repubblicano di Rousseau, perché pensa che il potere corrompa. E quindi occorre che tutti partecipano per una funzione di protezione difensiva, ma non per creare la volontà generale, quella da sola si creerebbe, ma per proteggere diciamo il sistema. L'elemento repubblicano è qui, è di là. Su questo parlerà meglio di me su Tocqueville, soltanto di una cosa, la questione della lingua non è totalmente assimilata, cioè la lingua della popolazione nera afroamericana rimane una lingua diversa da quella bianca, lo è nel modo di pronuncia, lo è nella terminologia, ci sono delle forme diciamo vernacolari e non solo che sono assolutamente incomprensibili se non si è formati all'interno, quindi loro hanno cercato sempre di mantenersi in nazione, la nazione nera che diciamo da metà del XX secolo, anche un po' prima forse, gli anni 30, Du Bois, insomma c'è una lunga tradizione e in questo momento la dimensione nera diventa una dimensione di contestazione radicale nel nome di una unione, unità nazionale. I neri oggi, cioè dopo il Black, dopo questa situazione ultima degli ultimi 3 anni, Black Lives Matter, si impongono in questo momento come una nazione violata all'interno di una nazione. E quindi non è più un diritto privato, il diritto mio individuale di non essere processato, di non essere, è un diritto collettivo. Tutti i neri sono violati, non semplicemente uno. Quando se ne viola uno si violano tutti. Quindi c'è la visione, è ancora molto più radicale nel tempo è diventata che non di integrazione, secondo me. La problematica tocquevilliana invece è completamente diversa, però si può aggiungere un solo elemento che è necessario fare. Tocqueville non crede assolutamente a valori razziali e quindi lui ha anche uno scambio epistolare durissimo con Gobineau proprio sul problema delle razze. Quindi il fatto che la pelle fosse un elemento distintivo non ha un retrogusto razziale, solo un elemento distintivo. È vero. Se c'è un'ultima domanda, prego, raccogliamo quest'ultima domanda e poi così chiudiamo. Alle vostre splendide relazioni mi rendo conto che probabilmente è una domanda alla quale è difficile rispondere in 5 minuti, ma è il rapporto tra la religione e la politica, perché in Rousseau e in Tocqueville si atteggiano in maniera diversa. Insomma, in Rousseau ha un ruolo importante nella costruzione, nella religione civile, e fa quella distinzione tra la religione dell'uomo e la religione del cittadino, mentre invece in Tocqueville sembrerebbe che sia una religione appunto unicamente ed esclusivamente del cittadino, ma per difendersi dalle istituzioni pubbliche, o meglio quantomeno per costruire una personalità che sia capace di partecipare alla... Prego, lascio voi la risposta diretta.
In Tocqueville, perciò il tema è abbastanza interessante, la religione è uno strumento, è un freno, un catecon, che interviene all'interno dello stesso individuo per potergli rendere più libera la parte effettivamente necessaria in una vita democratica, che è la sua partecipazione politica alla vita di tutti. Quindi dice, dato che la democrazia naturalmente produce la critica, la mancanza di fede in tutto, la supremazia degli interessi sulle volontà, appunto, il problema dell'interesse diventa un problema abbastanza importante, il fatto che la religione metta al sicuro un pezzo di questa interiorità e quindi non la ponga in pericolo, perché il dubbio pone in pericolo. Tocqueville ha avuto tutta la vita il dubbio, è stato travagliato dal dubbio perché non credeva. E quindi dà molto senso a questo dubbio e lo considera un impedimento ad una vita politica realizzata. Cioè, quindi gli americani, avendo tutti quanti il massimo rispetto, non è importante che credano o meno, ma hanno il massimo rispetto per la religione, fa sì che un pezzo, per così dire, viene messo in salvo, il pezzo della morale, il pezzo dei valori familiari, non so. Diciamo, bloccare il relativismo. Ecco, bloccare con un punto in maniera tale che l'altro punto invece può completamente far fronte ad una realtà, che è la realtà politica di una democrazia affidata all'assoluta contingenza, in cui ci vuole la massima libertà e il massimo spirito critico. Posso aggiungere 3 secondi? Questo è importantissimo, perché quando lui dice i popoli liberi solo possono credere, solo il libero può credere, c'è una sincerità di spirito interiore nella religione che non c'è nei rapporti umani, che hanno sempre una doppiezza, perché c'è un problema di interazione, di buone maniere, di tante ragioni. Dice Emerson, abbiamo bisogno di una pelle abbastanza spessa perché nessuno ci possa guardare dentro e vedere. Quindi cosa c'è dentro? C'è qualcosa da conservare, quella sincerità di purezza di cuore che abbiamo solo rispetto ad un'entità che sta fuori. E quindi è un problema importantissimo, perché lui la democrazia è immanente, immanentismo puro. E qua, dove si trova un limite? Dov'è possibile trovare un limite a questo potere immanente che non ha interne divisioni o gerarchie? Solo cioè nella trascendenza. Perché quello lì è un limite che non disturba quell'immanenza e che non genera una gerarchia interna. Ovviamente una religione non è come quella cattolica, e su questo lui prende veramente un po' un granchio su questo. Perché questa è una visione proprio orizzontale e protestante, di una... È fondamentale questa idea, è quella che poi Marx nella questione ebraica dice, ma come, andiamo in America, la religione è dovunque. È vero, perché la religione è proprio dovunque, cioè per liberarla dallo Stato la mettiamo dovunque, dice Marx, e questo è Tocqueville, e in effetti è dovunque, ma non nello Stato. E anzi, se non ricordo male, ma credo di non ricordare male, proprio finito questo intero ragionamento, afferma che quindi la religione è una delle più importanti istituzioni politiche. Beh, lui ha letto Machiavelli, cioè. Sì, proprio per questo effetto frenante e liberante allo stesso tempo. Sì. Benissimo, è stata una serata ricchissima. Io ricordo veramente Nadia Orbinati e Francesco De Sanctis, perché questo percorso genealogico che ci ha portato da Montesquieu a Rousseau a Tocqueville a Hegel si lega perfettamente tanto al discorso di ieri che all'intento del seminario, che vuole riflettere sui classici per comprendere il nostro presente. Quindi grazie mille. Quello che voglio dire è che adesso ci sarà 10 minuti di pausa, ci saranno 10 minuti di pausa, non di più, perché poi andiamo avanti con la presentazione del libro di Roberto Esposito. Volevo avvertire a tutti.
tutte e tutti coloro che sono online di non cambiare link, anziché passare all'altro link, si può rimanere su questo per chi è interessato ovviamente, così si avvia direttamente da qui. Quindi potete rimanere ovviamente andando in pausa anche voi, e quindi ringrazio ancora e di cuore.